Cari amici di Ciao Como, quella che vi vogliamo raccontare oggi è un'altra delle storie difficili di Blevio, qua nella frazione di Sopravilla. E vedete, qua sopra c'è un salto importante e qui, come potete vedere, Una quindicina di metri. è venuto giù un po' di tutto. Allora, Gaspare, buongiorno intanto a lei e alla moglie, alla signora Nadia, buongiorno a Buongiorno. tutte e due. Voi abitate in questa casa Sì, qua, sì. voi siete ancora in casa, Sì. ma ecco, vogliamo anche far capire alla Che gente l'altra sera è buttato giù che cosa è tutto. successo. Senta, signor Gaspare, ma quando piove, cosa le viene in mente? Perché in effetti credo che qua è una situazione un po' preoccupante. Ci preoccupiamo e abbiamo Abbiamo paura. Pronti paura. a scappare. Siamo pronti a scappare. Anche l'altra sera ho avuto paura. Stasera. Poi c'è stato il boato che è sprofondato tutta la Ma valle. questa voragine qua Si è formata quella sera lì, si è formata l'altra sera? verso le 4 del mattino. Ha avuto paura, E immagino. poi successivamente è caduta giù perché c'era la ruspa che scavava, è caduta giù l'ultimo pezzo di volta. Ecco, vedete, Poi quindi ce ne sono ancora. questa è la situazione a oggi. A Blevio si Allora. sta cercando di intervenire e vedete, questi sono ancora i garage pieni ancora di fango. Al primo piano il proprietario è evacuato, non è Sì, più a è casa, giusto? evacuato dall'anno scorso, non c'è più, non viene più su. Come si vive, signora Nadia, con questa situazione? Sembra un bombardamento. Adesso Non dormiamo di notte. Male. Male? Non possiamo più, appena c'è un temporale, dobbiamo salire su, stare allerta. Abbiamo paura perché l'acqua Scappare. è scappare. Io sono scappata l'altra sera, sono stata da mia figlia. Non ho fatto tempo arrivare in casa di Samantha. Era È un arrivato fiume giù anche il un torrente. boato di sassi e di legna. Ecco, vedete. Tronchi, tronchi, Questa è tronchi. la situazione. Sì, ecco. Mio marito ha voluto stare qui perché doveva curare la casa, che se andava male andava anche lui alla casa. Questa è la verità. Non se n'è andato dalla casa, lei No, è rimasto lì. lui è Ma rimasto. anche l'anno L'anno scorso? scorso ero qui sul Anche l'anno balcone. scorso, ero, Ci ecco, ho visto vedete, tutto. loro abitano qua sopra. C'era 50 metri di una valanga qui, 50 metri, tutti tronchi, sassi di tutto. Proprio una valanga è venuta giù, 50 metri di altezza era. E si è appoggiato giù qui. Più o meno Come quest'anno, adesso. esatto, è successa più o meno la stessa cosa, Solo che giusto? stavolta era di meno i tronchi, ma l'altra volta erano tanti tronchi. Esatto. Ecco, questa è la situazione Il di giardino non oggi. ce l'ho Il più, giardino, l'albero ecco, non lei c'è aveva più. il giardino, qui non c'è Eh più. sì, c'era il Arrivava giardino. fino al giardino, fino Là alla il giardino piattaforma dell'altra lì. proprietà e questi erano i nostri giardini. Fino in fondo alla casa mia. Esatto. Fino alla Sicuramente cantina il nostro giardino. ormai è un convivere, direi, con la paura. Con la paura, Giusto, altro che Nadia? paura. non si può più stare tranquilli, perché ogni temporale hai paura che su, che non c'è un preavviso, Infatti. c'è il temporale, tuona, piove, arriva A l'acqua, monte arrivano i c'è ancora un sassi. mare di roba che sta scendendo giù. Ecco, forse la situazione è davvero che qua sotto, io credo, ecco, abbiamo voluto fare questo video qui oggi, qua sotto, perché forse da qua sotto, meglio di qualsiasi altro posto, giusto, si può vedere e capire anche un po' la E pericolosità. poi qui, quando scendi giù, il piano sotto qui è 2 metri sottoterra, qua. Scendi giù qui, e c'è una cascata di 3 metri di Qua sotto? sotto, fa così. Così fa la curva, sarebbe questa la volta, questo pezzo di volta Ok. qua. Questa è una volta, Sì. che è pericolante ancora, e fa la curva così. Così va sotto qui. Pensa che una volta c'era qui la chiusa, che la gente andava lì a lavare i panni. Nei due sassi così c'era la Però una chiusa. cosa sto guardando, signor Gaspare, da pochi giorni a questa parte è praticamente quasi secco. Sì, Cioè non viene più giù nulla, giusto? però la cascata non era così grande, era di meno. Ah, L'ha ok, scavato l'anno scorso e poi scavata ancora adesso. perfetto. Ok, Adesso va tutto di là la cascata. perfetto. Va bene, questa è una delle tante altre storie che abbiamo voluto raccontarvi. Io ringrazio Gaspare appunto e Nadia per averci spiegato insomma questa situazione che è preoccupante, mi E poi pare. c'è anche quello, Sì. che l'acqua Sì. mi ha intaccato un po' i fondamenti. Ecco, esatto, bravo, esattamente, ecco, questa è un'altra E io cosa gli ho importante. chiesto, soltanto di fare una deviazione piccolina qua, se no qui così mi viene giù la casa. Però lì stamattina con l'arroganza mi ha detto, se gli vai giù la casa se ne vai in un albergo. Con l'arroganza mi hanno Ecco, risposto. questa è la situazione, in effetti le fondamenta insomma sono. Sono sempre fondamenti che Sì, avranno 1.000 anni, quei fondamenti qua. certo. Va bene, dicevo, grazie intanto della vostra testimonianza, sperando che non succeda più nulla, però come mi ha detto lei, Sacrifici l'ho fatto. vivere così non è facile, giusto? No.
In bocca al lupo davvero. Sai il sacrificio che abbiamo fatto per sistemare la casa? Immagino che avrà. Negli anni 90, quasi 250 milioni ho speso io. Grazie. Sai cosa c'è da dire? Prego, prego. Posso? Mi dico. Certo, può dirlo. Se la casa era già pericolante allora, non dovevano darci il permesso di ristrutturarla. Quando l'avete ristrutturata? Nel 91. Nel 90. Dove 90, dire, 90, no, 90. C'è una valle pericolante. Adesso vengono a dire che la valle è pericolante, perché è venuto giù l'ira di Dio di su, che non hanno messo a posto le cose che dovevano mettere a posto. E c'è un'altra cosa, e che noi qui abbiamo sempre pulito, sia la valle, dalla cascata, andare fino a sotto là. Sempre pulirla, se c'erano i tronchi, c'era qualche sasso, abbiamo tagliato i rami e qualcosa lì. L'abbiamo sempre tenuto pulita noi. Io possiamo ancora dire che è colpa nostra. Io ho 73 anni, sono nata in questa casa. Io una cosa così non è mai successa, perciò tuo nonno è scappato a 103 ci anni. Sarà qualcosa su a monte, non è qui, è a monte. Allora, grazie davvero e un grosso in bocca al lupo, grazie della vostra testimonianza. Buongiorno, grazie.